Buon pomeriggio e benvenuti ad una nuova puntata di Caserta Sera Stadio, l'appuntamento del dopopartita con le interviste sulla gara di oggi fra Piedimonte Matese e la capolista Macchia di Isernia, capolista del girone di eccellenza, realizzate da Valentina Monte e Maria Cavicchia. Bene, allora andiamo in ordine e diamo alla linea la regia per la sigla e subito dopo ci ritroveremo qui in studio. Eccoci nuovamente in studio, diamo immediatamente la linea a Valentina Monte per il risultato di Treppini Macchia e naturalmente il suo ospite. Poi sentiremo i protagonisti dallo spogliatoio del Macchia di Isernia. A te Valentina. Grazie Lorenzo, Treppini Macchia di Isernia, risultato finale 3-1 per la capolista. Mister, un vento non favorevole per il Treppini quest'oggi? Ma penso che abbiamo iniziato la gara, l'abbiamo preparata bene, l'abbiamo iniziata con la giusta determinazione. Peccato per piccolo infortunio, ma ci sta, ecco. Regalare, diciamo, tra virgolette, un gol all'avversario in quella maniera poi diventa anche più pesante, ma la squadra non abbiamo nulla da rimproverare ai ragazzi perché penso di aver fatto una buona gara, soprattutto nella prima parte di gara. Poi nella ripresa è finito tutto dopo l'espulsione di Riccio, che a mio avviso immeritatamente. Anche la gestione dei cartellini non è stata del tutto equa, però ci sta, dai. È una sconfitta che fa male, ma va bene così. Adesso si pensa già alla prossima trasferta col Termoli? Sì, ci pensiamo, abbiamo delle difficoltà. Penso di natura proprio oggettiva, perché mancheranno un paio di squalificati, ecco, quindi bisogna prepararla bene perché affronteremo un avversario che ancora non è salvo, quindi venderà cara la pelle e per noi non è facile andare lì a fare risultato. Grazie mister, e adesso passo la parola al dirigente Loffreda. Una partita sentita anche per la presenza di Matteo nelle file del Macchia. C'è chi lo vorrebbe nuovamente al Treppini o è un'utopia? Assolutamente, mai chiudere delle porte ad un possibile, purtroppo il calcio è anche questo, cioè ci sono gli addi, ci sono possibili ritorni, però questo per al momento è utopia, perché comunque Marco è un giocatore del Macchia e quindi penso che lui comunque continuerà ad essere lì. Poi quello che succederà è tutto imprescindibile. Poi parliamo ancora di c'è ancora molto tempo davanti a noi, giugno, poi ci sono i mesi estivi, quindi ancora c'è tanto da pensare, da lavorare, vedremo poi che cosa succederà. Staremo a vedere allora. Grazie Lorenzo, ti restituisco la linea. Grazie Valentina, e ora proviamo a sentire Maria Cavicchia, se è pronta, dallo spogliatoio degli ospiti. A te la linea Maria. Sono qui in compagnia del mister del Macchia, De Bellis. Mister, allora, 90 minuti intensi, la vostra una tattica eccelsa contro però un Treppini che in realtà sembrava abbastanza spaesato. Sì, oggi abbiamo preparato la partita perché insomma, ritenendo che fosse per noi un passaggio importante per la vittoria finale. Sapevamo di incontrare una squadra comunque costituita da buoni giocatori. Tutto è stato reso un po' più difficile pure dalle condizioni del tempo, che onestamente a noi non ci ha consentito di giocare al meglio, però abbiamo interpretato al meglio la gara, cercando di rischiare pochissimo nella prima fazione di gioco con il vento contro, anzi siamo stati bravi a trovare due gol. Poi al secondo tempo abbiamo, anche con il vento a favore, legittimato, penso, questa vittoria, secondo me mai messa in discussione. Questa vittoria di oggi quanto incide su quello che è il futuro, in particolar modo la Coppa Italia? Ma inciderà, insomma incide perché comunque oggi è l'ennesima partita, un'ennesima battaglia, ennesima prestazione sempre più o meno degli stessi uomini, quindi mercoledì cercheremo di prepararla al meglio, però non posso chiedere ai miei ulteriori sforzi, tenendo poi presente che sabato arriva il Venafro, per cui cercheremo di onorare al meglio la competizione nazionale, anche per rispetto della nostra regione, però certamente sarà anche l'occasione per vedere all'opera qualche giocatore dei nostri che ha calcato meno il campo e
sperando ecco, di fare bene nella stessa maniera, però l'occhio al campionato va sempre è sempre la priorità. Ricollegandoci un po' appunto al prossimo weekend, l'incontro con il Venafro, un derby d'alta quota. Sì, finiamo il trittico diciamo, delle partite difficili per noi perché abbiamo affrontato in sequenza Isernia, Termoli, Treppini e ora ci rimane Venafro. Onestamente sabato sarà ecco, una partita importante perché poi diciamo, forse il campionato per noi si fa un po' più semplice e diventa un po' più complicato per gli avversari che comunque continuano a rincorrere perché speravano oggi in qualche nostro passo falso, però sono rimasti tutti delusi. Grazie al mister e se non c'è altro restituisco la linea allo studio. Bene, grazie, grazie anche a Maria e ora il punto sulla gara di Emidio Bianchi, prego la regia di mandarlo in onda. Una partita sulla carta già segnata in partenza che è stata praticamente chiusa dopo qualche minuto dal Macchia. Piedimonte tutto sommato se l'è giocata fino a quando non è stato espulso Riccio per doppia ammonizione. Purtroppo la differenza tecnica si è vista in campo, come al solito il centrocampo non è che abbia brillato tantissimo. Napoletano ha fatto quello che ha potuto, un gol l'ha fatto, ma tutto sommato se non viene appoggiato da qualche altro giocatore dell'attacco non può portare avanti la carretta da solo. Portiere come al solito qualche indecisione, qualche errore tecnico anche secondo me dalla panchina, ma questo purtroppo è quello che passa il convento. Di Matteo non è che abbia brillato più di tanto, ha fatto la sua onesta partita, ma la differenza tecnica come dicevo c'è e si è vista tutto in campo. Piedimonte deve lottare per un posto nei playoff, penso che tutto sommato ce la possa fare. Il Macchia è la squadra che vincerà il campionato e Piedimonte speriamo che la nuova dirigenza con questi nuovi innesti speriamo che possa portare la squadra in alto e che quantomeno se la possa giocare nei playoff. Se non avete altro da aggiungere chiudiamo qui la nostra trasmissione, grazie a tutti quelli che hanno collaborato alla regia e naturalmente a tutti voi che ci avete seguiti. Alla prossima, sigla!